Benvenuti in Riding Whale. Benvenuti in Riding Whale. Io sono Davide. Ed io sono Dave. No, non siamo diventati matti. O forse sì. In questa puntata vogliamo provare un nuovo format. Sì, fino ad oggi in effetti è sempre l'intro, è il testo on board, i commenti finali, poi magari stufa. Questa volta proveremo a fare tutto in parallelo. Vabbè, so già che sarà un casino. Vediamo, intanto parliamo di lei. Oh, finalmente parliamo di me. No, non te, Eleonora, di lei. Parliamo della Kawasaki più venduta in Italia e della Naked più venduta in Europa. Già, infatti oggi testiamo la nuova Kawasaki Z900, nuova perché nella versione 2022. Cosa cambia e come va? Lo scopriremo dopo la sigla. Io intanto vado. Una Z900, in realtà la cilindrata è di 948 cm cubici, è una 4 cilindri, è un po' l'ora che non ne provavamo una, e come tutte le 4 cilindri erogano la loro potenza a giri molto alti, in questo caso 125 cavalli vengono erogati a 9500 giri. Ragazzi, spinge, eh! L'erogazione, come tutti i 4 cilindri, è bella lineare ad ogni marcia. Diciamo che qui non ci sono pericoli che la moto scalci. Forcella anteriore a steli rovesciati da 41 mm, il mono posteriore che è sostanzialmente quasi orizzontale, entrambi regolabili. Come si comportano, Dave? La sospensione davanti devo dire che fa bene il suo lavoro, copia bene l'asfalto. Il mono dietro qualche calcetto lo dà, mi sembra un po' troppo rigido, andrebbe probabilmente regolato meglio. Doppi dischi da 300 mm a margherita davanti, monodisco da 250 mm dietro, pinza a 4 pistoncini, non è radiale. Come va la frenata? Ottima la frenata, anche senza la pinza radiale devo dire che non sento la mancanza. Cerchi in lega da 17, un bel gommone da 180 dietro, 120 quello anteriore. Le gomme che equipaggiano questa moto sono le Dunlop Sport Max Road Sport 2, tutte queste R diventerò matto. La moto scende in piega con una facilità disarmante, sicuramente queste Dunlop che danno un ottimo grip contribuiscono a questa sensazione di confidenza. Stabile l'anteriore, dà veramente la sensazione di essere ben piantati a terra. Display TFT a colori, tutte le informazioni sono tutte ben leggibili, i riding mode sono 4, il road, poi tenendo schiacciato il pulsante si passa allo sport, poi c'è la modalità rain, notare che la modalità rain la potenza viene tagliata del 50%, quindi su asfalto bagnato è assolutamente molto utile, e poi l'ultima modalità che è assolutamente personalizzabile si chiama rider. La modalità road e quella sport sono quelle dove ci si diverte di più. Display assolutamente ben leggibile, il contamarce è chiaro e devo dire che anche il sole non dà fastidio. Confermo le impressioni su riding mode, il road è quello più fruibile, quello più turistico, sport davvero più cattiva, la moto reagisce in maniera più brusca e rain per il bagnato è perfetto perché viene tagliata davvero del 50% la potenza del motore. Bello il serbatoio da 17 litri, devo dire che la moto pesa 212 kg, un po' tantini per una naked. Sì, è vero, ma in movimento il peso sparisce e la moto diventa agilissima. Eleonora, visto che Dave ci dice che la moto è leggerissima e agile, potresti trovarti bene anche per quanto concerne l'altezza da terra, perché la sella dista dal suolo 820 mm, ovvero 82 cm, e si tocca molto agevolmente. Come vedete, tocco molto agevolmente, sempre confermo le scarpe non adeguate che arriveranno. Il cavallo sempre, forse molto stretto aiuta ad avere confidenza con la moto. Io non ho avuto il problema del peso che Davide, non mi ricordo più chi l'ha detto. Non segui. Visto che su questa moto la modalità selfie potrebbe essere pericolosa perché non hai tutto questo spazio, ci facciamo assistere da Federica, che molto volentieri, spintaneamente, ci aiuta ogni tanto a questi test. Federica, prova a verificare cosa succede. Sali, va? La sella mi pare piccolina. Delicatissima. Allora, cosa... Confermo l'apparenza. Lo spazio è veramente molto ristretto e decisamente poco confortevole il sedile. L'impostazione di guida non è eccessivamente caricata in avanti, quindi la moto è sufficientemente comoda. Anche la sella non mi dispiace. Certo, Ele,
dietro ti vedo male. Bene, con questo format proviamo a fare una prova sound particolare. Da fermo. In movimento. Altre sensazioni on board? È vero, il quick shift manca, ma questo cambio è davvero molto molto burroso, molto preciso e facile con gli innesti. Si guida molto sulla ruota anteriore, però questo contribuisce anche a non caricare molto i polsi. La moto è davvero facile, non mette in difficoltà. Qualche vibrazione sopra i 7000 giri all'altezza delle ginocchia sul serbatoio, ma niente di così fastidioso. A te le conclusioni, Davide. Grazie Dave. Che bravo che è. Bravo, bravo, sì. Nonostante sia un fan dell'elettronica sulle due ruote, devo dire che questa Z900 ci è piaciuta. È vero, pesa tanto, ma in movimento non la senti. È vero, non ha il quick shift, ma il cambio è davvero fantastico. I cavalli sono tanti, ma la moto è davvero facile da guidare. Nella versione 2022 ci sono nuove colorazioni, bianca e rossa, molto molto bella, nero e grigio scuro, e questa versione classica Kawasaki, nero verde. Oltre alla versione standard ne esiste una SE che rispetto a questa ha sospensioni e freni maggiorati, le sospensioni in mono della Hollins ad esempio. I prezzi: questa versione standard 10.400 euro, la versione SE 1.000 euro in più. Davide, Ele, ricordatevi l'iscrizione al canale. Già, è vero, e come sempre ce lo ricordiamo alla fine. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanellina per farlo, appunto, e mi piace se il video vi è piaciuto. Ringraziamo Andrea e gli amici di Kaberg, ringraziamo Riccardo e gli amici della Beric, ringraziamo anche Enrico e gli amici di Motostyle. Abbiamo finito? Già, abbiamo finito. Al prossimo test. Ciao!